Giuseppe La Rocca. Sì. Allora, Giuseppe, spiegami, tu una vita tra i mezzi pazzeschi, sì, di spostamento terra, ma tu sei un appassionato di motocross, sì, e stai vivendo questa esperienza perché tu fai parte comunque dell'organizzazione. Sì. E, senti, con tutta questa trasformazione, spiegami tecnicamente cosa avete fatto, in modo tale che possiamo dare riferimenti chiari anche a chi non sa. Ma intanto nella parte della pista abbiamo messo circa un 100 camion di terra. E poi qua sulla parte, come voi vedete, qua abbiamo messo la sabbia. Perché avete aggiunto sabbia? Per fare un tratto un pochettino tecnico. Ok. In questo caso qui si scaricano i cavalli, certo, perché qui la moto va ad affossarsi un pochino. Ad affossarsi. Immaginiamoci una pioggia. Cosa accade in questo molto tratto? Molto bello qua, questo tratto è fantastico. Quindi perché è la giusto moto qua non si infanga, però va forte. È giusto allora prepararci a infangarci domenica. Certo. No? Il bello, si dice che fango, gloria e polvere per la vittoria di un motociclista del motocross. Sono questi gli certo aggettivi. Sarà uno spettacolo, mi hanno detto già oltre 3.000 persone si sono accreditate con i biglietti in prevendita. Sì. Per la provincia di Siracusa è un fuori un programma, no Peppe? Non è mai... Mai avuto. Mai. Il movimento motociclistico da fuoristrada, no? Da off-road, c'è in Sicilia, cioè sì, nella nostra zona c'è sì tanto. C'è tanto, però non è proprio pubblicato a livello... Cioè, perché purtroppo magari i tempi sono quelli che sono. Okay. Le moto che arriveranno, parliamo un attimo tecnicamente, dai, ti tiro fuori magari la tua passione. Le moto che arriveranno, paragonabile a quale moto di cilindrata? Ma sono 125, 250 e 450. E differenze tra... questi non vanno in galleria del vento, gli frega un cacchio della galleria del vento, no, giusto? Cioè, questi mettono via e off-road. Bravo. Benissimo, grazie Peppe. Un'altra testimonianza di come stanno lavorando. Un mese di attività continua, Peppe. Un mese giorni. Sì, c'è un mese che siamo qua e stiamo lavorando notte e giorno. Queste giornate di pioggia... Questa giornata di pioggia vi hanno creato un po' di difficoltà, un po', vero? Un po' di bravo, sì. Ma sì, c'è anche tuo padre qua? No. Ah, no, ok. Bene, ok. Noi per il momento stacchiamo le telecamere. Va questa bene. È un'altra testimonianza di quello che è la preparazione a quello che accadrà domenica. Okay. E vi daremo anche i dettagli delle due giornate, perché noi vivremo con loro in simbiosi sabato e domenica. Grazie Peppe. Ciao, grazie. Presidente Francesco Mezzasalma, presidente della Federazione Regionale, Comitato Regionale Motociclisti. Siamo in uno spettacolo che è già creato, ma che poi avrà il suo finale, che poi sarà lo spettacolo totale degli internazionali di motocross a Noto, Città Barocca. Che grande invenzione, che colpo globo a chi magari pensa che in Sicilia non si crei niente. Ma è un evento unico, è un evento che per la prima volta sbarca in Sicilia. Noi ci abbiamo lavorato non poco con la Federazione Nazionale, col Presidente Sesti, che ha voluto fortemente questo evento. Adesso siamo agli sgoccioli, ancora c'è tanto da fare, ma ce la faremo con certezza per domenica 9. Tre tappe, Noto sarà la seconda, la terza sarà in Toscana, la prima già si è gareggiata in Sardegna. Luoghi che hanno quella forma di geografia sportiva, si può fare questo, no? Ma questo si può fare, non è solo un fatto di geografia sportiva, ma è un fatto anche climatico. È un campionato che si esprime in tre prove tutte inizio anno, tutte tra il mese di gennaio e febbraio. Quest'anno la prima è stata a febbraio, l'anno scorso la prima a gennaio, e quindi esclusivamente luoghi come la Sardegna piuttosto che la Sicilia, e in fondo anche per soddisfare, diciamo, poi tutti i grossi sportivi italiani, diciamo, poi in fondo la Toscana. Questi luoghi non potevano essere altro che questi. La difficoltà è stata adeguare la pista, far sognare la Sicilia e far capire che fuori dall'isola, quindi a quello stretto di Messina, che non è un distacco, ma che possano esserci, che ci sono delle vere capacità organizzative. Sì, io direi andrei un po' più a nord dello stretto di Messina, io andrei già a Lazio, andrei già a Roma, cioè eventi di questo tipo non sono mai andati più in giù di lì. Questo chiaramente, come dire, questa accelerazione è dovuta a tanti
fattori. Uno, diciamo, il primo in assoluto, perché non dobbiamo nasconderci che non è capacità del presidente, ma certamente ha un nome ben preciso, un nome conosciuto, è Tony Cairoli, che ancora oggi campione del mondo per 7 volte, lo sarà credo anche a lungo, e quindi era un atto dovuto, un tributo, diciamo, alla sua sicilianità, e noi abbiamo preso questa opportunità e non credo che deluderemo, diciamo, queste aspettative. Pubblico, avete già un buon seguito in prevendita, che questo è importante, è difficile che le prevendite possano darci delle informazioni, perché comunque a prescindere dai tempi, la crisi, magari non si crede alle manifestazioni, no? Invece? Ma diciamo che una certa credibilità ce l'abbiamo. In conferenza stampa, se ricorda, avevamo parlato di un obiettivo raggiungibile o forse raggiungibile di mille prevendite. Stamattina alle 12 siamo a 2600, un numero strabiliante, non dico inaspettato, poteva essere aspettato in termini di vendita, ma assolutamente non in termini di prevendita, che è una cosa particolare per la Sicilia. Ok, abbiamo ancora un minuto in diretta, ricordiamo che siamo su YouTube in tempo reale. Quanti piloti arriveranno? Sono attesi circa 75 piloti. Le gare saranno domenica? Domenica 9 febbraio, si comincerà alle 8 con prove libere, warm up, eccetera, eccetera. Le prime qualifiche alle 11.30, le gare a seguire, ma la vera gara clou alle 16.15 se non erro, con la MX1 e la MX2 Elite che si confronteranno direttamente, un evento anche questo un po' particolare che non capita in tutti i campionati. In poche parole, io li ho definiti trials dell'atletica americana, ovvero qui vengono a provare le moto e anche la forma fisica. Assolutamente sì, ecco. Ci sarà una mancanza della parte della Honda, perché ha una presentazione in Giappone e ha richiamato tutti i suoi piloti lì, e questo, diciamo, la dice lunga, diciamo, su come questo campionato è particolarmente sentito. Internazionale di motocross, noto Sicilia, perché noi qui andiamo ad alzare le ruote a prescindere. Grazie. Nettino Doc, Marco Cannarella, manager per la pubblica amministrazione, per degli eventi. La sua è una storia che nasce all'università da questo punto di vista, sì, no? Sì, una passione per l'organizzazione di eventi. Non è la prima volta che mi ci vendo in queste cose, non l'ho mai fatto in maniera, diciamo, professionale e continuativa. Io ho un'esperienza di lavoro sia privatistica come consulente, come dottore commercialista, sia pubblica perché sono un dirigente della pubblica amministrazione, ma è chiaro che in questo caso c'è tutta la passione dell'uomo per le cose belle. Le viene da ridere? C'è un sorriso? Mi viene da ridere, che è bello. Mi viene da sorridere perché è un bel sorriso. Ho apprezzato le tante collaborazioni di questa iniziativa, ci sono state tante persone che hanno lavorato, lo dico da netino, sono orgoglioso del fatto che la mia città oggi sia nelle condizioni di organizzare grandi eventi e di dare una bella prospettiva di sviluppo al turismo, perché c'è tanta gente che ha voglia di fare, c'è una buona amministrazione pubblica che recepisce le istanze che vengono dai privati, e quindi c'è una orchestra che sa, come dire, suonare bene lo spartito, che riesce appunto a organizzare e a fare diventare attrattiva questa città. A questo punto, ecco, la interrompo, è giusto comunicare che da noi l'inverno è molto breve e che le stagioni col sole sono molto lunghe, anche come prospettiva proprio di idea commerciale, è giusto rompere questa cosa che in inverno non si può lavorare turisticamente, questo è uno sport che sta muovendo. Assolutamente, se non ci si convince dell'idea che si può fare turismo per tutta la primavera e tutto l'autunno, almeno per 3 stagioni su 4, noi non riusciamo a fare bene il turismo. Il turismo si fa destagionalizzando, quindi consentendo alle strutture ricettive di essere, come dire, impegnate anche in periodi, tra virgolette, morti. Quando Noto riuscirà a fare questo, come l'ho fatta Ormina, come lo fanno altri
centri del turismo internazionale, probabilmente avremo vinto la nostra scommessa. E penso che ci siano tutti i presupposti per vincerla oggi, anche con questo evento che stiamo organizzando. Questo evento, a detta dal Presidente, già ha oltre 2.800 ticket staccati in prevendita. Soddisfattissimo, perché in conferenza stampa si parlava di un migliaio in prevendita, no? Sì, al di là di ogni più rosea previsione. È una, non voglio cantare vittoria, perché aspetto ovviamente che la manifestazione si svolga, però credo che sia un primo risultato tangibile e certo del fatto che abbiamo puntato su un evento importante e su uno sport che ha tanti appassionati, e basandoci su delle cose concrete, l'esistenza di una struttura ben tenuta da parte del Motoclub Vincenzo Lanteri e di Mimmo Melli, che ne è il gestore, e il fatto che tante persone sono appassionate e seguono con attenzione questo sport. Su questi ingredienti semplici ma importanti e solidi, noi pensiamo di costruire altri eventi anche per il prossimo anno, e pensiamo che possiamo collaborare in maniera molto incisiva con questa amministrazione comunale, a cui va il nostro ringraziamento, perché ci ha concesso veramente di realizzare al meglio questa manifestazione. Speriamo che lunedì sera, ecco, siamo in condizione, non dico di aprire una bottiglia di champagne perché i tempi sono tristi per tutti, ma un buon vino siciliano, che è prodotto nella nostra terra, che anche quello è un'attrattiva del nostro territorio. Mi permetta di chiudere in questo modo: noi abbiamo il balzo del panettone, no? Detto così per la sua forma, Sicilia, Stretto di Messina, è un panettone lunghissimo che con la moto di motocross qui a Noto forse riusciremo a scavalcare. Senz'altro, noi puntiamo a, ecco, a richiamare turisti da ogni dove, perché siamo convinti che con gli eventi ben organizzati si riesce a richiamare le persone e soprattutto a dare della Sicilia un'immagine positiva, che non è l'immagine. Fra l'altro, questo è un evento che si fa con pochissimi soldi pubblici e con molto volontariato, sono due ingredienti importanti. Perché l'idea del passato, per cui gli eventi si facevano con tantissimi soldi pubblici, per le condizioni in cui si trova la finanza italiana, ma non solo italiana, insomma, anche l'Unione Europea ci ha chiesto conto di come spendiamo i fondi europei. I fondi europei devono servire per fare le infrastrutture, non per fare gli eventi. Gli eventi si fanno col volontariato, si fanno con lo spirito di collaborazione, si fanno con le sinergie. E questo è un piccolissimo esempio che, se riportato in Sicilia, nel resto della Sicilia, penso che possa dare dei risultati in prospettiva. Vabbè, ok, dai. Quello che è. In Sicilia già abbiamo detto tanto comunque. Va bene. A posto. Grazie.